Fin dai primi giorni di lavoro noi abbiamo cercato di garantire diritti per i cittadini romani senza alcuna discriminazione, quindi anche un lavoro permanente stiamo realizzando per e con le persone con disabilità. Il 3 dicembre in tutto il mondo si celebra la giornata dedicata a queste persone, noi vorremmo che questa celebrazione fosse una celebrazione continua e quindi stiamo lavorando alla stesura e verrà portata in giunta nei prossimi giorni di una delibera quadro, perché noi vorremmo cambiare le politiche di Roma che Roma realizza per le persone con disabilità. Questo ci baseremo quindi dalla Convenzione ONU sulle persone con disabilità, che prevede sostanzialmente il fatto di coinvolgere queste persone nella stesura di politiche, progetti, nel monitoraggio delle azioni che si compiono per loro, e prevede anche la progettazione universale. Quindi non sono soltanto le politiche sociali a doversi occupare di queste persone, ma sono tutte le politiche che una città realizza, e quindi la mobilità, quindi la scuola e quindi anche tutto il tema del commercio, della possibilità appunto di fare attività produttive. Questi sono degli esempi delle materie che verranno toccate nel piano che elaboreremo per la città. Ieri pomeriggio eravamo qui in Campidoglio con un ragazzo, uno scrittore, Federico, che è un ragazzo autistico che parla al mondo tramite un computer. Ecco, quest'idea di abbattere le barriere, qualunque tipo di barriere, e aumentare le opportunità per tutte le persone di potersi esprimere e di poter vivere dignitosamente è uno dei nostri obiettivi fondamentali. E come sapete abbiamo, diciamo, per ben due volte aumentato le risorse a disposizione per le politiche sociali, questo perché vogliamo dare garanzia dei servizi che vengono realizzati sul territorio. Molte attività devono essere migliorate, devono essere monitorate e è molto importante un uso attento dei fondi. E per questo noi stiamo stilando un piano sociale cittadino, mancava da 12 anni a Roma una programmazione sul sociale e chiaramente parte di questo piano sociale cittadino verrà dedicato alla pianificazione anche delle azioni con e per le persone con disabilità.